il cielo quando potremo incontrarci di nuovo. Un vago gelido terrore mi scorre per le vene e par che quasi agghiacci il calore della vita. La chiamerò indietro perché mi consoli. Varia! Ma che potrebbe fare qui per me? Bisogna che io reciti da sola la mia lugubre scena. Vieni, Fiala. Ma che accadrà se questa mistura non dovesse funzionare? Dovrei dunque sposarmi domattina. No, questa lo impedirà. E se questa fosse un veleno che il frate mi avrebbe astutamente somministrato al fine di farmi morire per impedire il disonore di queste nozze, dal momento che mi ha già sposata Romeo? Sì, temo proprio che sia un veleno. Eppure mi viene da pensare che non lo sia, perché il frate non godrebbe di certo della reputazione di sant'uomo. Quando sarà nella tomba, dovessi svegliarmi innanzi che giunga il mio Romeo. Ecco un pensiero veramente orribile. Io starò lì, strozzata, sotto quella volta dalla cui fetida bocca non spira neppure un alito d'aria fresca. Lo resterò e distrozzata prima che il mio Romeo giunga a liberarmi. O se rimango in vita, non è lì sotto quella volta che da più di 100 anni vedi ammucchiarsi le ossa dei miei antenati defunti, là dove Tebaldo esangue e ancor fresco di terra via man mano putrefacendosi, là dove, come dicono taluni, gli spiriti siano soliti darsi convegno. No, non è probabile allora che io, risvegliandomi in mezzo a tutto quel nauseabondo lezzo, circondata come sarò da tutti quegli orrori, non è probabile allora che io diventi pazza e, presa da un accesso di furore, prenda a baloccarmi con le ossa dei miei antenati defunti, o ancora strappi dal sudario le membra straziate di Tebaldo, o ancora, presa da un accesso di furore, brandendo un osso a guisa di clava, me lo picchi in testa fino a far uscire fuori le mie disperate cervella. Guarda, là mi sembra di vedere lo spettro di mio cugino Tebaldo che insegue Romeo, che lo ha appena trafitto con la punta della sua spada. Fermati, Tebaldo, fermati! Fermati, Romeo. Vengo.